e pensare che un tempo i mercanti di bestiame che qui facevano tappa spesso usavano le barbatelle dei loro luoghi di provenienza come merce di baratto e che sono proprio questi scambi ad aver dato origine a quello che oggi è uno di quei vini bianchi italiani ricercati dagli appassionati per freschezza e leggerezza, bevibilità e potenziale gastronomico, territorialità e longevità. È questo il risorgimento del Custozza DOC, che prende il nome da Custozza, storica frazione di Somma Campagna e territorio che, compreso tra Verona e il Lago di Garda, il risorgimento, quello italiano, lo ha vissuto davvero con le celebri battaglie che vi si combatterono nel 1848 e 1866, come ricordano monumenti come l'ossario di Custozza. Oggi al posto del campo di battaglia ci sono 1400 ettari di vigneti suddivisi in 9 comuni, nei quali 72 cantine vinificatrici, 110 aziende imbottigliatrici e 480 viticoltori producono in media 11 milioni di bottiglie l'anno da questo blend di vitigni autoctoni del territorio: Garganega, Trebbianello e Bianca Fernanda, cui è possibile aggiungere Trebbiano, Malvasia, Riesling Italico, Pino Bianco, Chardonnay e Manzoni, che è la sua peculiarità e che grazie al savoir-faire dei produttori si completano a vicenda anche in annate difficili. Un territorio alla cui governance c'è un consorzio piccolo ma dinamico che sta guidando la crescita qualitativa della denominazione secondo tre linee di azione ben precise. Dal 2022, con modifica al disciplinare, l'uso del solo nome Custozza e non Bianco di Custozza, più breve, immediato e riconoscibile per la forte connessione con la storia italiana e il territorio. La zonazione, compiuta dal gruppo diretto dal professor Attilio Scienza dell'Università di Milano, e il lancio sul mercato nel 2024 del Custozza Riserva per i vini con un affinamento minimo di 12 mesi. Traguardo raggiunto dopo un lavoro di ricerca iniziato con il Custozza Superiore, la cui produzione negli ultimi 5 anni è più che triplicata. Wine News è nelle terre del Custozza con Roberta Bricolo, presidente del consorzio Vini Custozza. Dunque anche per i piccoli grandi territori del vino italiano la via è quella della territorialità, della zonazione e dell'aumento della filiera del valore. Confermo, questa è l'unica via per ottenere dei risultati consolidati nel tempo. Del resto, territorialità di un vino significa custodire ma anche esaltare il senso del luogo di origine, avere conoscenze scientifiche e tecniche unite diciamo all'esperienza, oltre 50 anni di storia di una denominazione, vuol dire avere a disposizione tutti gli elementi per compiere quel salto di qualità, ed è questo che i produttori di questi luoghi stanno facendo. Quindi professionalità nelle nuove generazioni che scelgono con la stessa passione di rimanere sul territorio, portiamo anche i dati in questo senso. Più 300% di rivendicazione di uve atte a Custozza Superiore vuol dire che negli ultimi 5 anni si è fatta una decisa scelta di campo in questo senso. Uscire con i Custozza Riserva, che è una menzione inserita e introdotta a disciplinare dal 2019, vuol dire completare l'apice qualitativo di una denominazione. In quali mercati del mondo si registra un crescente interesse per i vini bianchi italiani come il Custozza e che peso ha invece il mercato italiano? Il mercato italiano rimane, diciamo, il luogo in cui il Custozza è scelto, preferito proprio perché più conosciuto. In questo senso si possono fare dei distinguo molto interessanti. Da un lato, per il consumatore privato, il Custozza è certamente la scelta per quanto concerne quella bevibilità fresca, per quel vino d'annata, per quel prodotto versatile, il vino è un piacere quotidiano. Ma d'altra parte, consideriamo le espressioni più complesse e importanti dal punto di vista della ricerca qualitativa,
quali l'espressione di custodia superiore alle riserve, viceversa, rinvenibili sempre più frequentemente nelle carte vini e nelle, diciamo, enoteche, nel settore horeca, con posizionamenti che stanno raggiungendo livelli molto elevati. Questo ci dà una grande soddisfazione. A proposito di mercati, tendenze e invecchiamento, hanno fatto notizia i $500 con cui una bottiglia di custosa DOC superiore è stata messa a listino in un locale americano. La particolarità è una delle 1000 bottiglie del custosa di Villa Medici, affinate dalla famiglia Caprara nel mare nell'isola Pag in Croazia con Coral Wine Italia, e poi volate non solo in USA, ma anche in Giappone e Corea, con prezzi lievitati a €70 dai 10 di partenza. Ma le terre del custosa puntano forte anche sull'enoturismo. Arriva grazie al vino, ma poi da cosa rimane colpito un turista in un territorio fuori dall'overtourism come custosa? Il territorio offre un panorama e in termini anche non solo naturali ma anche culturali, perché abbiamo tanta storia da offrire, è molto interessante. Quindi il turista è certamente attratto, quello che io chiamo lo slow tourism, che adesso è molto in trend, attratto dalla possibilità di fare delle attività sportive nella zona, di possibilità di vivere la natura, di innamorarsi dell'arte e cultura che le appartengono. Le cantine offrono ad oggi tantissimo, dalle visite degustazioni classiche a quello che può essere le cose un po' più particolari come cooking class, anche attività di degustazioni alla cieca con il cioccolato e sicuramente tutto quello che è l'attività sportiva come i bike tour, i cavalli, quindi cozza tantissimo in quello che è il trend attuale, fino ad arrivare a quella cantina che magari ti organizza anche la mostra d'arte, quindi offre non solo quello che c'è nel territorio, ma dà anche la possibilità al turista di vivere la cultura italiana a 360. Lo scenario gastronomico del resto non è da meno. Il broccoletto di custosa, Presidio Slow Food, l'olio extravergine DOP del Garda, le sfogliatine di Villafranca, le guancette di Sona brasate al custosa, il pollo ai ferri di Santa Lucia ai Monti, il riso al Tastasal e i 1000 formaggi locali. Ma il celebre e perfetto abbinamento per il custosa DOC è il tortellino di Valeggio sul Mincio, detto anche il nodo di amore. Cosa vuol dire che il custosa DOC è un vino gastronomico? Al vino vengono dedicati i 3 verbi principali della cucina. Per questo si può dire che il custosa è un vino gastronomico, perché il custosa viene usato per marinare le carni, poi per sfumare le carni ed infine per brasare le carni. Quindi direi che è la cosa principale che riguarda la gastronomia valeggiana, perché i 3 verbi principali della cucina sono dedicati al vino, in questo caso al custosa. E se esiste una tavola puramente tradizionale, non mancano sul territorio e nella vicina Verona locali che fanno della ricerca gastronomica la propria missione, mantenendo però nel piatto ingredienti locali ed icona del territorio. Anche in questo caso, nelle vette moderne della ristorazione veneta, il custosa non si tira certo indietro per, ad esempio, realizzare un grande risotto, un piatto dedicato al vino di custosa, nella cucina del caffè Montebaldo di Verona.
Poi siamo andati a lavorare sul riso, che è un nostro prodotto IGP, in questo caso specifico il vialone nano qui di Verona, e l'abbiamo arricchito mettendo degli ingredienti di mare e mettendo la pesca veronese. Quindi abbiamo due prodotti del territorio, il riso e la pesca, che si aggiunge alla voglia di dare un pochino di sapore con il mare, e andiamo a lavorarlo con una riduzione di custozza, vino straordinariamente versatile, adatto a ogni piatto. Venendo alla storia del vino di Custozza, la prima azienda all'inizio degli anni 60 a chiamare Custozza il vino bianco della zona fu la Cavalchina, vera e propria protagonista della affermazione nel mondo con vini come il Custozza Superiore Amedeo, dal principe Amedeo di Savoia che combatté nella famosa battaglia. Dall'alto dei vigneti, un tempo scenario di guerra, il rilancio del Custozza ed il fatto che questo vino stia vincendo la sua scommessa, cosa racconta al mondo del vino italiano? Custozza è una denominazione che ha compiuto 50 anni, quindi ha una sua storicità. È una denominazione molto piccola, perché parliamo di 11 milioni di bottiglie circa l'anno. Sicuramente non può farsi strada nel mondo con la forza dei numeri, ecco, non abbiamo questo potere, anzi. E quindi abbiamo una scelta obbligata, che è quella della ricerca della qualità, e qualità nel bicchiere, qualità nella comunicazione, qualità nell'accoglienza, perché non bisogna mai dimenticare che siamo a 20 km dal lago, e quindi questo è quello che Custozza sta facendo, ha iniziato a fare, la strada penso sia ancora lunga, ci sono tante più cantine che hanno iniziato a imbottigliare Custozza Superiore e adesso stiamo lanciando le nuove riserve, Custozza Riserva, diciamo, che è stata presentata quest'anno, per noi sarà la seconda annata a breve e che dire, siamo all'inizio, secondo me, di un percorso di crescita che speriamo non si fermi presto. Dunque un vino con una forte identità che nasce dalle vigne che si estendono sulle delicatissime colline, quelle stesse che sono dominate dall'ossario che accoglie i resti mortali dei caduti nella battaglia di Custozza. Abbiamo colto l'occasione per mettere a fuoco ed inquadrare questo episodio fondamentale della storia italiana. La battaglia di Custozza, parliamo di quella del 66, che è un po' più compiuta perché siamo intanto al battesimo del fuoco dell'esercito, del nuovo esercito italiano, mentre prima appunto nel 48 hai l'esercito piemontese. Ma è importante perché è stata persa e Carducci aveva già utilizzato l'appellativo di Novara, come l'aveva chiamata l'Infausta Novara, mi pare, non poteva usare lo stesso aggettivo, ma insomma è stata una giornata sicuramente infausta per l'esercito italiano, mal condotta, mal diretta, insomma, ne hanno combinati di tutti i colori e sono stati messi in riga, per usare un termine militare, da un esercito molto ben organizzato e soprattutto che aveva un comando in Albrecht di grande livello. Ci avventuriamo all'interno dell'ossario di Custozza per vedere dal vivo e provare la sensazione forte e a tratti scioccante di stare a contatto con le vere ossa dei caduti. Qui siamo nella cripta che è stata voluta proprio perché i resti dei caduti del 66 e in piccola parte del 48 fossero raccolti, custoditi e anche potessero avere nell'Italia post-risorgimentale quella funzione che loro è stata data, cioè una funzione pedagogica.
Come abbiamo visto, il territorio a due passi dal lago di Garda è ricco di attrazioni e mete da non perdere, dalla Valeggio gastronomica fino alla storia, e allora dunque vale la pena anche dedicare una giornata all'incredibile Parco Sigurtà, tra i più grandi giardini privati del mondo, ricco di incanti floreali, famoso per i papaveri e la collezione di piante rare ed alberi plurisecolari. Una meraviglia da vivere con l'autunno e nella primavera, osservando i cerbiatti, i giochi d'acqua e perdendosi nel labirinto. Ma i luoghi dove la storia è stata scritta in questo territorio vinicolo non finiscono. La Villa Sigurtà è il posto dove le decisioni più importanti delle vicende risorgimentali italiane del periodo dell'indipendenza sono state prese. Un meraviglioso edificio neoclassico arricchito da affreschi originali, da Napoleone III a Giulio Andreotti. Capi di Stato e re sono passati da Villa Sigurtà. Nella seconda guerra d'indipendenza, per questioni logistiche, visto che siamo più in alto, l'imperatore tedesco veniva non a vivere nella casa, però a stare nella casa per vedere dove era il nemico. Dopo le battaglie di San Martino Solferino, Napoleone III scelse di abitare in questa dimora, mentre che Vittorio Emanuele scelse Volta Mantovana. Quando si parlava del Trattato di Villafranca, Vittorio Emanuele veniva qui in villa a cercare di convincere Napoleone III di arrivare fino a Venezia, perché tanto non c'erano ostacoli geografici. La flotta era già di fianco a Venezia, era quasi vinto, ma per paura a essere attaccato dai prussiani, poiché la moglie di Napoleone III, Eugenia del Montijo, manda dei messaggeri per dirgli: se tu vai avanti ci attaccano i prussiani, cosa che poi accadrà nel tempo, lui si ferma qui, con la frase «Je m'arrête ici». Si fa il Trattato di Villafranca, Vittorio Emanuele cerca più volte di convincerlo di andare avanti e di concludere la riconquista, ma ahimè si firma Villafranca a 8 km dalla villa. Col tempo la villa ha ospitato certe personalità anche divertenti. Abbiamo conosciuto delle persone molto interessanti, soprattutto perché Carlo Sigurtà aveva un'industria farmaceutica e portava qui delle persone che alcune erano già premio Nobel, alcune divennero premio Nobel, a vivere a Valeggio per godersi l'Arena di Verona, i vini della zona, che sono importanti, i bagni termali di Sirmione e il giardino, che aveva un campo da golf in Nove Buca, una piscina magnifica, un campo da tennis d'erba. Poi capi di Stato, qui abbiamo avuto il re di Spagna, il re del Belgio, capi di Stato tedeschi, un po' di tutto. Carlo d'Inghilterra venne nell'86 perché, amante dei giardini, volle conoscere il Parco Giardino Sigurtà e gli piacque moltissimo, perché c'era questa passione, questo amore per il giardino. Abbiamo avuto un po' di tutto qua. Il vino, oltre il calice, racconta più di un piacere sensoriale, disvela la storia ed è ciò che unisce il presente al passato, che non sempre si ricorda con piacere, ma da cui si può prendere spunto. Ad esempio, riflettendo come in un territorio come quello di Custozza, un tempo non troppo remoto, si moriva sui campi di battaglia ed oggi si coltiva non senza fatiche, ma con lo sguardo all'orizzonte, il vigneto, uno dei simboli della pace universale.